Luigi. Adesso diamo la parola ad Attilio, al dottor Attilio Tonavacca, che è direttore di ESPER, che sta per ente di studio per la pianificazione ecosostenibile dei rifiuti. Dottor. Ma prima di tutto vorrei anch'io ringraziare i cittadini di Rutigliano perché, senza saperlo, mi hanno, come dire, ridato una grande, come dire, voglia di andare avanti in questa battaglia che io e tanti miei colleghi in ESPER, ma non soltanto in ESPER, stiamo portando avanti da 15 anni. Una battaglia che si è scontrata all'inizio con un muro di gomma di persone che continuavano a dirci: no, l'Italia non, in Italia non si può fare la raccolta differenziata, noi siamo incivili, quello che tu hai visto in Svizzera, in Germania, all'estero può funzionare lì, ma in Italia non si può fare. Tenete conto che queste cose 15 anni fa venivano dette in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, in Trentino Alto Adige, e all'epoca si sentivano dire le stesse cose che voi vi siete sentiti dire fino all'altro ieri qua. Cioè l'Italia è, per quasi come se ce l'avesse scritto nel DNA, incapace di raggiungere, gli italiani sono incapaci di raggiungere queste cose. Io non ci credevo all'epoca e ci credo proprio per nulla oggi, e la dimostrazione di questa cosa l'ho capita parlando con i cittadini e rendendomi conto che molto spesso i cittadini sono meglio di come gli amministratori li rappresentano. Anche perché mi viene sempre in mente un detto: fa più rumore un tronco che cade di migliaia di alberi che crescono. Cioè il cittadino che abbandona il suo sacchetto di rifiuti in giro è molto più visibile delle migliaia di persone che qui a Rutigliano tutti i giorni si sforzano di fare attenzione e di fare il loro dovere quotidiano, ma il loro impegno risulta quasi invisibile, mentre invece l'impegno a mettere i bastoni tra le ruote da parte di chi non si rassegna a voler continuare con certe brutte abitudini, quello è molto più visibile. Non è più possibile pensare di mantenere il sistema di raccolta che era nato quando lo smaltimento costava 30, 40, 50 euro a tonnellata, con una situazione in cui lo smaltimento in discarica costa ormai, se contiamo anche l'ecotassa, l'IVA, arriviamo a sfiorare 150 euro a tonnellata. E qualcuno potrebbe dire: ma come mai da noi costa così tanto? Non costa così tanto, perché se andate in Emilia Romagna, andate nel nord Italia, lo smaltimento in discarica costa ancora di più, costa 180, 190 euro a tonnellata, costa ancora di più di quello che voi state pagando adesso. Non è un caso se tra le regioni che hanno raggiunto i risultati più elevati voi vedete il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino, che sono arrivati a superare in media il 55% già dal 2009, adesso sono oltre 60. Ma perché? Perché in quelle regioni il costo di smaltimento in discarica era schizzato oltre i 100 euro a tonnellata già dal 95, 97, 98, la famosa crisi delle discariche della regione Lombardia. Allora, quali sono, diciamo così, le ragioni prima di tutto economiche che confermano la bontà della scelta che è stata fatta? È vero, i costi di raccolta aumentano. Qualcuno diceva: ma la raccolta differenziata costa troppo, quella porta a porta. Ma però questo aumento di costi della raccolta differenziata è ampiamente compensato, laddove i costi di smaltimento superano le 100 euro tonnellate, le 110 euro tonnellate, da quello che io risparmio, che il comune risparmia sullo smaltimento dei rifiuti. L'avete detto prima voi, questo schema vi fa capire come si riducono in modo drastico i costi di smaltimento. Ma attenzione, fermiamoci un attimo. Un maggiore costo di raccolta vuol anche dire più posti di lavoro, di persone che non lavorano nella discarica, lavorano a fianco dei cittadini in città per tenere la città più pulita. Sono più famiglie che hanno uno stipendio dignitoso da portare a casa per poter lavorare. In più, non ce lo dimentichiamo, tutti gli spazi che sono stati liberati da questi maleodoranti cassonetti in realtà sono anche dei posti macchine in più, sono dei posti dove non devi fare lo slalom tra i sacchi con la carrozzina per poter andare a casa, sono spazi di cui la città si è riappropriata.
E sotto questo profilo c'è anche da dire che la situazione di migrazione di cassonetti da un lato all'altro della strada non era solo una questione del comune di Rutigliano. Voi pensate che anche a Monza, io per tanti anni ho lavorato a Monza, la ragione per cui l'assessore all'ambiente di Monza 10 anni fa decise di passare a Porta a Porta, la sapete qual era quella principale? Me la confessò molto candidamente: non voleva più avere la fila davanti all'ufficio di gente che gli chiedeva di spostare il cassonetto, perché lui li spostava e dove lo spostava c'era un altro che veniva a chiedergli e non si riusciva mai a trovare un punto che andasse bene a tutti. A un certo punto ha visto la raccolta Porta a Porta come una salvezza, era l'unico modo per finire questa processione infinita in cui non c'era, non si riuscivano mai ad accontentare tutti. Questa non era una ragione, non c'erano i Verdi a governare a Monza quando Monza è stata la prima città con più di 100.000 abitanti a raggiungere il 60% della raccolta differenziata. Era una ragione prettamente di equità sociale, di decoro urbano. Per la verità i primi comuni che sono partiti con la raccolta differenziata porta a porta nel nord Italia sono i comuni turistici, quelli che avevano i clienti tedeschi che venivano in Italia e guardavano questi cassonetti trabordanti di rifiuti come una cosa, come una sconcezza. I sindaci se ne accorgevano e a un certo punto hanno cominciato a dire: l'investimento che faccio per avere un territorio più pulito mi viene compensato da una città più accogliente, più pulita, più a misura d'uomo. I costi che ne sono derivati, c'è proprio stato recentemente uno studio ad esempio della Regione Lombardia, dimostrano che gli investimenti in più fatti su porta a porta sono ampiamente compensati non solo dal minore costo di smaltimento in discarica, ma anche dal fatto che all'interno dei contenitori del porta a porta non vanno più a finire i rifiuti speciali industriali che prima invece erano perennemente presenti. Mi spiego meglio. Se io metto su una zona non proprio centrale, ma su una zona un po' periferica, un cassonetto molto grande e spazioso, e poi le imprese che devono lottare ogni giorno con la competizione sul mercato si trovano a dover spendere centinaia di euro per smaltire una batteria, un qualunque rifiuto speciale, la tentazione di andare lì e di buttarci dentro dai calcinacci, che non saranno pericolosi ma pesano in discarica, fino a rifiuti pericolosi è molto forte. Liberando invece il territorio da questi cassonetti ci siamo trovati finalmente con una situazione in cui, lo diceva prima il gestore, molte aziende per la prima volta hanno scoperto di produrre dei rifiuti speciali, sono venute a chiedere: dammi una mano, facciamo una convenzione, ti pago, però che ne so, il pezzo della carrozzeria che ho appena smontato, che prima buttavo nel cassonetto, adesso te lo do, vediamo di trovarli. Al limite si scopre che ne so, che il mobilificio, la segatura di legno invece di buttare nel cassonetto la può dare a quello che fa i pannelli trucciolati e viene riciclata, e prima invece era molto più comodo sbarazzarsene e buttarla nel cassonetto, e quello che invece buttava via parti di automobili scopre che i metalli hanno un valore e che se li tiene da parte c'è qualcuno che li fonde di nuovo e fa altro metallo. Ma prima non ci pensavano nemmeno, perché era così, come dire, quasi il cassonetto diventava negli anni sempre più grande e sembrava quasi dirti: ma usami, sono qui a tua disposizione, ma fai di me quello che vuoi. E chiaramente in quella situazione la responsabilizzazione a dire pensiamo che cosa buttiamo mancava. Io potevo anche spendere come comune migliaia di euro in campagne di sensibilizzazione per la raccolta differenziata, ma il cittadino sembrava quasi, come dire, una presa in giro. Ma come? Mi metti i cassonetti sempre più grandi a disposizione e poi mi dici che devo fare la raccolta differenziata? Chiaramente cos'è che ha rallentato? Perché sembra così tutto facile, sembra così tutto di buon senso, ma allora sorge spontanea la domanda, non so voi, ma a me è venuta: ma perché in Italia non si è fatta prima questa rivoluzione? Perché anche nel centro-sud non è partita prima la raccolta porta a porta? E qui entriamo in un problema che non possiamo nascondercelo. Fin quando andava a finire in discarica molti rifiuti, c'era qualcuno che sulle discariche ci guadagnava. C'erano aziende che quasi quasi la raccolta dei rifiuti la facevano come un'attività hobbistica, il principale business era la discarica. Poi per tenermi buono il territorio ti andavo anche a fare la raccolta dei rifiuti e ti assumevo qualcuno, così almeno i sindaci di quel territorio mi vedevano con minore disgusto. Però il business principale era il guadagno sullo smaltimento in discarica, era lì la miniera d'oro, non la raccolta dei rifiuti, che molto spesso veniva fatta quasi al pari, per non rimetterci. Oggi quelle discariche del tal quale sono
vietate, ma non vietate dalla Regione Puglia, attenzione, sono vietate dal 2001 dall'Unione Europea. È l'Unione Europea che ci ha comminato ogni anno dal 2003 in poi delle sanzioni perché non abbiamo applicato la direttiva di scariche, mentre nel resto d'Europa la stanno applicando tutti. Perché c'è una direttiva che dice una cosa banale, dice tutti gli studi ambientali dimostrano che smaltire in discarica rifiuto tal quale crea dei problemi non solo alle falde acquifere, ma anche di migrazione del biogas in atmosfera, effetto serra, perché il biogas è, pensate, 21 volte più pericoloso della famigerata CO2, dell'anidride carbonica. Quindi tutti questi studi dicevano non si può più mettere in discarica tal quale. Per mettere in discarica un rifiuto, se non sei riuscito a riciclarlo, a differenza quantomeno lo devi biostabilizzare, lo devi trattare. L'Italia dal 2003 in poi ha continuato a fare proroghe fino praticamente ad oggi, praticamente infischiandosene dei soldi che comunque l'Unione Europea pretendeva come sanzioni per la mancata applicazione della norma. Quindi sotto questo profilo, quello che ha rallentato il processo del porta a porta, io l'ho visto bene in questi anni, è la lobby di quelli che hanno in mano i grandi impianti di smaltimento dei rifiuti, discariche, ma anche, diciamocelo, in alcune regioni inceneritori, che vedevano la raccolta porta a porta come un pericolo, come una tragedia, perché gli avrebbe impedito di portare a casa il business su cui loro avevano investito. Per far riuscire bene la raccolta porta a porta, ogni tanto qualche multa bisogna farla. È un ragionamento su cui mi trovo in pieno. Perché? Perché noi abbiamo perfino fatto dei questionari, delle interviste ai cittadini. E quando voi intervistate i cittadini delle città che fanno già il porta a porta da tanto tempo, sapete cosa chiedono nella gran parte dei casi? Due cose. La prima è: ci siamo sforzati di fare bene la raccolta porta a porta, vorremmo anche vedere qualche risultato economico. In realtà io vedo qualche vicino di casa che non fa la raccolta differenziata, che però continua a pagare quanto pago io. Vorrei vedere una premialità graduata a seconda di qual è l'impegno della raccolta differenziata. Questa è la prima richiesta che viene fatta, perché quando uno si impegna vorrebbe vedere e non vuole essere trattato come quello che invece butta tutto insieme. Seconda cosa che chiedono è: visto che io mi sto impegnando e voglio vedere la città più pulita, per favore che il sindaco faccia qualche multa a quelli che invece non... Sono gli stessi cittadini a chiedere le multe, ma non a raffica, attenzione, non sto dicendo da domani multe a raffica. Il criterio giusto per arrivare alla multa è: prima ti metto un adesivo. Noi a Napoli cosa facevamo? Prima un adesivo giallo, poi un adesivo rosso. Se tu non hai capito dopo il rosso che non puoi ripetere all'infinito uno sbaglio, ti ho già spiegato il motivo per cui non dovevi mettere il sacchetto quel giorno lì, o non ci dovevi mettere dentro alla plastica, al vetro, viceversa. Alla terzo richiamo entra in campo il vigile urbano. Ma se dopo tutte queste possibilità tu continui, quasi a mo' di sfida, fare la multa diventa un imperativo. Questo per dire che quando qualcuno vi dice che al sud o Napoli o qualunque altra città non si può fare la raccolta porta a porta, tappategli la bocca e ditegli di andare a studiare un po' i risultati che sono già successi, perché paradossalmente il porta a porta si adatta meglio al centro-sud che non al centro-nord. Voi pensate che a Torino, dove abito io, la gente nello stesso pianerottolo, buongiorno e buonasera, non si parlano, non c'è coesione sociale, non ci si aiuta a vicenda. Qui se uno non può mettere il mastello fuori quel giorno, va dal vicino, c'è più, io ho visto in tutti i comuni che sono partiti, c'è più voglia di darsi una mano l'un con l'altro, c'è più solidarietà sociale. E per di più, la raccolta porta a porta ha il suo epicentro nella raccolta dell'umido. Voi pensate che l'umido nel nord Italia, perché mangiano sempre soltanto cena a casa, saltano al pranzo, mangiano il panino al bar, comprano la verdura già tutta pulita al supermercato, ce n'è poco di umido nei rifiuti di Milano, di Torino, c'è il 20-25%. Quando abbiamo fatto le prime analisi merceologiche in Puglia o in Campania o in Sicilia ancora, abbiamo scoperto che i rifiuti erano completamente diversi da quelli a cui eravamo abituati nel nord Italia. Qui l'umido arriva anche al 50%, perché la gente va a comprare al mercato, si compra le cime di rapa, e quando cucina le cime di rapa poi a casa ne è una valanga di scarto umido da buttare via. Quindi paradossalmente la raccolta dell'umido porta a porta funziona ancora meglio qui che non in tante regioni del nord Italia. Io però ho parlato fin troppo, cercherei di chiudere il mio intervento con alcuni suggerimenti, non di più di questo, perché non sono nelle condizioni di poter dare dei consigli, nel senso che chi conosce veramente il territorio, il sindaco e l'azienda,
Io vi posso solo dire una cosa: l'impostazione che avete scelto è normalmente corretta. La raccolta differenziata del vetro stradale è una, come dire, abitudine abbastanza consueta nei comuni medio-piccoli che fanno la raccolta differenziata porta a porta. C'è però un vincolo per fare in modo che questo sistema funzioni. Esattamente come diceva prima l'assessore di Cellamare, c'è bisogno di un'amministrazione comunale che abbia un controllo ferreo sull'operato dei propri vigili urbani e li sappia indirizzare dove meglio crede. Molto spesso, devo dire, sia qui ma anche nel nord Italia, a volte le amministrazioni comunali fanno fatica a gestire il corpo dei vigili urbani. Ma per venire a noi, qual è il piccolo suggerimento che mi sentirei di dare e concludere al vostro comune? Avete di fronte due strade possibili: o scegliete di mantenere il sistema di raccolta come è stato pensato fin dall'inizio, e gli aggiustamenti che avete fatto sono più che giusti, perché tenete conto che un passaggio solo a settimana del rifiuto residuo non è una cosa, come dire, fuori da... è la norma assoluta in tutto il centro e nord Italia. Nel centro e nord Italia, in tutti i comuni, i passaggi sono o tre o due per l'umido, normalmente nel nord Italia due, nel centro Italia tre volte, e per il rifiuto residuo è quasi sempre una volta. Quindi la sfida che voi avete di fronte e che avete tutti gli elementi, perché un'azienda che lavora con un costo che, da quello che ho capito, è molto al di sotto del costo di mercato. Tenete conto che per fare il servizio che fate voi, le gare che sono state fatte in provincia di Bari normalmente hanno avuto affidamenti dai 100 euro ad abitante in su. Voi avete affidato servizi a 82 euro ad abitante, quindi, come dire, qui il andare a pensare di, come dire, grattare ancora sul costo del servizio è un po' difficile, tanto per intenderci. Quindi gli estremi ce li avete tutti, perché avete un'impresa a conduzione familiare, un'impresa che sa adattarsi. Ad esempio il discorso della raccolta dei pannolini e pannoloni, voglio dire, ma quanti comuni, sapete che siete il primo comune in Puglia ad aver introdotto la raccolta dei pannolini e pannoloni per le famiglie che ne hanno bisogno? Non c'è nessun altro comune in Puglia. Ci saranno altri comuni che hanno fatto la raccolta differenziata spinta, ma con un servizio così ad hoc, così puntuale per le famiglie che hanno questo problema, non c'è stato in nessun altro comune della Puglia, e di questo dovete essere orgogliosi. Bene, io a questo punto, se io avrei un sacco di domande da fare al dottor Torravacca, però mi rendo conto che è già tardi, sono le 11:05. Se c'è qualcuno dal pubblico che vuole intervenire, magari chiedere qualcosa, è bene, altrimenti diciamo concludiamo. C'è qualcuno dal pubblico che vuole intervenire? No, allora io ringrazio il dottor Torravacca, ringrazio il sindaco, ringrazio Luigi, dottor Torravacca, per l'esposizione interessante di quello che succede nel resto d'Italia. E voglio dire, è una punta di orgoglio il fatto che anche il comune di Rutigliano va in quel senso, cioè si muove così come si sta muovendo il mondo rispetto alla gestione di questo grande problema che sono i rifiuti. Io concludo questa serata con l'auspicio che il comune di Rutigliano raggiunga l'81% di Cellammare e che lo superi pure. Questo è il grande auspicio che faccio alla città di Rutigliano. Grazie a tutti, buonasera.